Buon pomeriggio ragazze, oggi andremo a realizzare gli orecchini Miranda. Allora, ve li faccio vedere perché ho postato le foto su Instagram. Eccoli qua. Allora, li ho chiamati Miranda perché li ho creati mentre stavo guardando Il diavolo veste Prada. E quindi c'è tutta questa storia dietro, cioè semplicemente mi ha ispirato il film e abbiamo un orecchino diverso dal solito, non tondo, senza goccia, senza rivoli, cioè qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. Ok, vi vado ad elencare i materiali. Abbiamo bisogno di rocaille, toho, 80, 110, io le 11 le utilizzo in due colorazioni e poi le 15 per fare la solina. Poi ci servono Super Duo e Mini Duo. Queste sono le Super Duo e queste sono le Mini Duo, sono della stessa colorazione. Poi abbiamo bisogno di cipollotti 2x3 mm, baby spike e un filo di nylon. Io sto utilizzando, no, nylon, scusate, Fireline 017. E per questa lavorazione va molto bene, se no usate un Fireline 015 e ripassate più volte. Dunque, vi ho detto tutto, fatemi controllare per non sbagliare. Ok, ci siamo, vi ho detto tutto. Poi io li ho montati così, con questo spezzone di catena in alluminio e poi ci sono sempre le mie monachelle realizzate con l'artistic wire. Quindi andiamo ad iniziare il tutorial. Io ho già preparato i miei vari materiali e come prima cosa dovete mettere sul filo, sull'ago, insomma, 6 rocaille 80, le dovete portare alla fine del filo, rientrare in tutte le 6 80, chiudere, quindi chiudiamo a cerchio, fermiamo con 2-3 nodini e poi tra c'è cioè una 80 e l'altra andiamo ad inserire una rocaille 110. Ok, fatto questo, ci portiamo a sbucare da una rocaille 110. Prendiamo 3 110 sul nostro ago e ci inseriamo nella 11 seguente. Praticamente come stiamo facendo la stellina, quelle che io utilizzo per i miei Royal. Quindi per tutto il giro dobbiamo fare così, 3 110 e ci inseriamo nella 11 successiva. Ecco qua, semplicemente. Ok, quindi ragazze, finiamo il giro, poi sistemiamo un pochino. Ok, finiamo il giro con le 11 0 e dopo andiamo avanti con la spiegazione. A tra poco. Allora, ecco qui. Ho creato tutti i miei picot e ora sto uscendo da una rocaille, vedete, centrale di un picot, cioè una rocaille centrale di un picot qualsiasi, quindi uscite da una qualsiasi. Dobbiamo andare a prendere le nostre super duo perché questo giro sarà fatto soltanto di super duo. Quindi 3 super duo sul nostro ago e ci inseriamo nella rocaille 110 successiva, quella sempre centrale del nostro picot successivo. Così, semplice, semplice. E per tutto il giro dobbiamo fare questo. Quindi proseguo ad inserire le mie super duo. Ok, quindi ci vediamo alla fine del giro. Ecco qua, ho fatto anche un giro a vuoto tra tutte le mie super duo per rinforzare la lavorazione. Ora sto uscendo da un foro basso di super duo. Rientro nel foro alto e siccome vicino ho l'altra super duo del trio successivo, entro anche in quella. Ecco qua, così, in questo modo. Ora, tra tutte le super duo, dobbiamo andare ad inserire una rocaille 80, quindi una 80 e mi inserisco nel foro della super duo. Esco dalla super duo, entro un'altra 80 e dentro nei due fori successivi. Quindi, dove ci troviamo
la Super Duo centrale, vedete qui, dobbiamo inserire un'altra 8-0. Usciti da questo foro, un'altra 8-0, però dobbiamo inserirci nei due fori, quello successivo e in quello seguente. E niente, facciamo così fino alla fine del giro. Ci vediamo tra poco, ragazze. Allora, ecco qua, ho inserito tutte le mie 8-0. Ora sto uscendo da questo 8-0 e al centro, come vedete, ci troviamo una super duo. Allora, quando ci troviamo in questa posizione, noi dobbiamo inserire le due mini duo in questo modo. Quindi due mini duo e mi inserisco nella 8 successiva. Eccole qua. Io ho posizionato le mini duo. Dobbiamo prendere due rocaie 8-0 perché in questo spazio andiamo ad inserire due 8-0. Ecco qui. E come vedete ci troviamo sempre con la super duo centrale. E qui quindi andiamo a posizionare le mini duo, due mini duo sul nostro ago e ci inseriamo nella 8 successiva. Qui, come abbiamo fatto prima, andiamo a prendere due rocaille 8-0 e ci inseriamo nella 8 successiva in questo modo. Quindi facciamo così fino alla fine del giro. Ci vediamo tra poco. Allora, volevo dirvi una cosa: non tirate troppo la lavorazione perché sennò va a crearsi, diciamo, adesso vi faccio vedere, se voi fate così si incurva un pochino. Mentre dovete lasciarla morbida perché poi piano piano la lavorazione si indurisce, comunque diventerà molto più ferma, più forte, più dura. Va bene, non voglio dire questa cosa. E quindi questo vi dico, ogni volta che magari dovete tirare il filo, alla fine giro per esempio, mettetela creazione sul tappetino, la fermate così, la schiacciate con una mano e l'altra tirate il filo per bene in modo da tenerla bella piatta e non fargli venire, diciamo, la bombatura. Ok, quindi dove eravamo rimasti? Mi sono persa perché ho dovuto rifare il centrale, la stellina, che quella non mi piaceva. Quindi stiamo uscendo dal mini duo e dobbiamo inserire, aspettate, non mi ricordo se era 1 o 2, una 8-0, passiamo le due rocaille 8-0 e uscendo dalle due rocaille 8-0 prendiamo un'altra rocaille 8-0 e ci inseriamo nel foro alto della mini duo. Ok, in questo modo. Poi prendiamo un cipollotto e ci inseriamo nel foro della mini duo in questo modo. Ora riprendiamo una 8-0, passiamo le due 8-0 che ci troviamo tra le mini duo in questo modo. Ok, usciamo dalle rocaie 8-0, prendiamo un'altra rocaia 8-0 e risaliamo nel foro alto della mini duo. Qui andiamo a posizionare il nostro cipollotto 2x3 mm in questo modo. Ora facciamo questo lavoro fino alla fine del giro in modo da inserire tutte le nostre rocaie 8-0 e i nostri cipollotti. Ok, ragazze, ci vediamo tra poco. Allora, ho finito il giro. Come vedete, adesso lo appoggio, come vi ho detto prima, lo schiaccio e tiro il filo. Ok, in questo modo. Tanto più lavoriamo e più la lavorazione poi diventerà bella solida. Ecco, abbiamo trovato la parola giusta. Allora, adesso sto uscendo da questa rocaia 8-0. Devo andare a prendere una 11, una 8 e una 11, così una 11, una 8, una 11 e ci inseriamo nella 8 successiva. Ora qui andiamo a prendere un'altra 8-0 e ci inseriamo, come vedete, nel cipollotto in questo modo. Usciamo dal cipollotto, prendiamo un'altra rocaille 8-0 e ci inseriamo nella 8.
Qui in questo spazio andiamo a prendere una 110, una 80 e un'altra 110 e ci inseriamo nella 8 successiva. Usciti dalla 8, qui, aspettate cosa ho fatto, sono uscita anche dalla, no, non devo uscire dalla mini 2, ho sbagliato, aspettate, ok, usciti dalla 8, prendiamo un'altra 80 e ci inseriamo nel cipollotto. In questo modo, vedete? Quindi usciti dal cipollotto, ricominciamo di nuovo un 80 e ci inseriamo nella 8 successiva. Nello spazio andiamo a prendere una 11, una 8 e una 11 e ci inseriamo nella 80 successiva, così. Quindi usciti da questa 8, risaliamo con un'altra 80 ed entriamo nel cipollotto. Ecco qua. Quindi praticamente noi fino alla fine del giro dobbiamo inserire queste perline. Ok, ragazze, ci vediamo tra poco. Allora, eccoci qui. Ho finito tutto il mio giro e sto uscendo, come vedete, da un 80 del picco che abbiamo inserito nel giro precedente, uno qualsiasi. Aspettate che... Ok. Adesso dobbiamo prendere due rocaille 80 e ci dobbiamo inserire nella 80 prima del cipollotto, in questo modo. Qui dove praticamente abbiamo il cipollotto, prendiamo una 110, una 80 e un'altra 110 e ci inseriamo nella 8 successiva, quella dopo il cipollotto. Ora qui dobbiamo andare ad inserire di nuovo due rocaille 80 e ci inseriamo, come vedete, sempre nella 80, questa che si trova al centro tra le 110. Così. Ok, quindi adesso di nuovo 280 e entriamo nella 8 prima del cipollotto. Qui dove abbiamo, scusate, il cipollotto, inseriamo di nuovo un picot formato da una 11, una 80, una 110 e ci inseriamo nella 80 successiva in questo modo. Quindi fino alla fine del giro dobbiamo inserire tutte le nostre perline. Quindi ci vediamo tra poco. Ecco qui ragazze, ho finito il mio giro, adesso giro lavoro per comodità e sto uscendo, vedete, tra le 80. Allora qui io vado ad inserire una rocaille 110 in questo modo. Così. Aspettate che un attimino mi perdo sempre, mi perdo. Ah, ok, niente. Prendiamo adesso una rocaille 80 e ci inseriamo nel picot, quindi nella 11, nella 8 e risbuchiamo dalla 11 in questo modo. Così. Ora che siamo usciti dalla 11, prendiamo un'altra 80 e ci inseriamo nelle 2 o nelle 280 successive. In questo modo. Così. Ora di nuovo in questo spazio andiamo ad inserire una rocaille 110 e passiamo attraverso le 280 in questo modo. Ho fatto anche il cambio del filo perché stava terminando e adesso di nuovo un 80 e rientro nelle tre perline del mio picot, nella 11, nella 8 e sbuco dalla 11. Di nuovo un 80 e mi inserisco nelle due 80 successive e nello spazio
vado ad inserire una 11.0. Quindi ragazzi, questo lavoro io lo faccio fino alla fine del giro. Quindi ci vediamo quando abbiamo terminato questo giro. Allora, ecco qua, ho inserito tutte le mie 8.0 e le mie 11.0. E la lavorazione, vedete, già è bella solida rispetto a prima. Allora, adesso io sto uscendo dalle due rocaie 8.0, mi inserisco nella rocaia 8.0, questa qui che abbiamo inserito nel giro precedente prima del picot, e ora andiamo a prendere una nuova 8.0. Praticamente questo è un lavoro che si basa, come avete visto, come vi state vedendo, sull'inserimento delle rocaie 8.0. Quindi una 8.0, e questa volta io entro ed esco solo dalla 8.0 centrale, quindi la 8.0 del mio picot. Ok, perché adesso andiamo a creare lo spazio dove dopo andremo ad inserire le baby spike. Quindi adesso, uscendo sempre dalla 8.0 centrale, questa qui che fa parte del picot, andiamo a prendere un'altra 8.0, ci inseriamo in tutte le nostre perline laterali, quindi nelle 8. Allora, facciamo una per volta, va nella 8 successiva, poi passiamo attraverso le 8.0 laterali, nella 11.0, nella 11, nelle altre 8, in questo modo, e risaliamo. Quindi esco sempre dalla 8.0 prima del mio, aspettate, prima del mio picot. Porca miseria, poi c'è proprio la cuccia del cavolo. Ecco qua. Qui andiamo a prendere un'altra rocaia 8.0 e ci inseriamo solo nella 8 centrale. Ecco qua. Quindi esco dalla 8 centrale, un'altra 8.0, e mi inserisco nella 8 successiva, come vedete, perché poi qui noi avremo lo spazio, ne ho messe due, non potremo averlo mai lo spazio se ne metto due, ovvio. Comunque, diciamo, ci vuole più a spiegarlo che a farlo, perché una volta giustamente che uno ha imparato, la lavorazione viene da sé. Quindi nella 8 successiva, ecco qua, vedete, questo è lo spazio dove andremo ad alloggiare la baby spike. Adesso ripassiamo in tutte le nostre perline laterali fino poi a sbucare da questa 8.0, e qui inseriremo un'altra 8.0 e ci inseriamo nella 8 centrale, quella che si trova tra le due 11.0, solo nella 8. Usciamo dalla 8 centrale, un'altra 8.0 e ci inseriamo in questa 8. Ripassiamo lateralmente e facciamo, insomma, così fino alla fine del giro. Scusate, fino alla fine del giro. A tra poco. Eccoci qua. Vedete, ho inserito tutte le mie 8.0 e abbiamo tutti gli spazi pronti per accogliere le baby spike. Quindi sto uscendo da queste rocaie 8.0, vado a prendere le mie baby spike. Quindi ne prendo una e mi inserisco nelle due 8.0 successive. Quindi semplicissimo. Adesso ci sistemiamo anche la baby spike per bene in questo modo. Adesso passiamo 2 8 0 2 8 0, aspettate, passiamo la 11 e adesso andiamo a prendere 4 rocaille 11.0. Allora, 2, 3 e 4. 4 11.0 e ci inseriamo direttamente, vedete, nella 8.0, questa qui prima dello spazio,
dello spazietto dove andremo ad alloggiare la Baby Spike. Ecco qua, andiamo a prendere un'altra Baby Spike e la sistemiamo. E questa volta usciamo solo dalla prima Rocaille 8.0. Vedete dove esce il filo? Qui. E quindi andiamo a prendere di nuovo 4 Rocaille, 4 Rocaille 11.0. Eccole qua. E dentro praticamente nella 11 che si trova qui. Esco dalla 11.0, altre 4 Rocaille 11.0 e risaliamo fino ad uscire dalla 8.0, questa qui prima dello spazietto. Ok, andiamo a prendere un'altra Baby Spike. E ci inseriamo ed usciamo dalla 8 seguente. Poi tanto si sistemerà tutto. Ok. Va bene, possiamo lasciarla anche così perché tanto dopo si tenderà ancora meglio la lavorazione, più di quello che è. Quindi ragazze, fino alla fine del giro, che brutti colori che ho scelto per farvi il tutorial, che non si vede una benemerita cappola, uscite da questa 8.0. Ma porca miseria, ma come mai? Aspettate un attimino, vediamo se così si riesce a capire qualcosa, se no mi tocca, vediamo un po'. Eh sì, così è peggio andare di notte. Ok, rispegniamo questa luce. Vediamo se così si capisce qualcosa. Sì, quindi usciamo da questa 8.0, 4 Rocaille 11.0, ci inseriamo nella 11, questa qui che si trova tra le 8, usciamo dalla 11, altre 4 11.0 e ci inseriamo nella 8.0, nella 8.0 prima dello spazio ed inseriamo la Baby Spike. Facciamo così fino alla fine del giro. Ok, spero di essere stata chiara, di avervi fatto capire un po' il tutto. Comunque, come al solito, poi ricontrollo il tutorial e se non va bene lo devo rifare per la quinta volta. Ok, ragazze, anche perché oggi piove e quindi non lo so, ho acceso luci su luci, un casino, e quindi va bene. A tra poco. Allora. Sto uscendo, ho finito il giro e sto uscendo di nuovo sto uscendo da una spike, Baby Spike. Vado a prendere due Rocaille 11.0 e mi inserisco anche nelle quattro successive, in questo modo. Così. Ora, qui al centro, vado a mettere un'altra Rocaille 11.0, però del colore argento, per spezzare un pochino il colore nero. In questo modo e risalgo. Allora, risalgo. Aspettate che qua è più facile. Allora, così esco dall'11.0 nere, vado a prendere altre due 11.0, mi inserisco e riesco dalla Baby Spike in questo modo. Vedete? Di nuovo 2 11.0, mi inserisco anche nelle 4 11.0 nere, quelle successive, e nello spazio qui tra le 4 11.0 e le 4 11.0 successive vado ad inserire una 11.0 della colorazione argento, in questo modo, alluminium, perché queste qua sono le Toho. Allora ragazze, questo è quello che dobbiamo fare fino alla fine del giro. Poi volendo si può uscire sempre da una 11.0, realizzare la solina, oppure praticamente andare
uscire da una 110, queste qui che si trovano nel centro, e non metto a fuoco. Mi sa che lo tocco, speriamo di non doverlo rifare, perché veramente ho buttato una mela di filo e veramente questa è la quinta volta che purtroppo lo rifaccio il tutorial. E possiamo fare come ho fatto io, quindi uscire da una 110 laterale e non metto a fuoco, ma neanche se muori, guarda, e creare la solina con 6 15 0. Insomma, questo è quello che dobbiamo fare fino alla fine del giro. Ora io continuo il mio giro, finisco, vado a creare la solina e poi dopo ve lo faccio vedere ultimato. Poi andrò a fare l'altro, sì, perché questo è, diciamo, è uno della seconda coppia di orecchini che devo terminare, quindi ne ho fatto uno e poi ne farò l'altro. Però intanto vi faccio vedere questo finito. A tra poco, ragazze. Ciao ragazze, allora ho terminato l'orecchino, ed ho fatto la solina sopra la baby spike, scusate. Vedete? L'ho realizzata con 7 rocaille 110. Sono uscita quindi da una rocaille nera, ho inserito le 7 rocaille, sono rientrata nell'altra 11, poi sono ripassata nella spike, sono risalita e poi vedete qui ho fatto questo, ho inserito anche una perla Swarovski, questa è una red coral, poi sopra ho fatto così e ho fatto la solina finale con 6, mi pare 15-0. Quindi devo dire che mi piace molto anche con la solina sopra la spike, e non so se andare a fare la stessa cosa su questi o lasciarli proprio strani così. E niente, questo è tutto. Adesso vado ad unire tutte le varie parti del tutorial. Mi scuso, ma ieri veramente era un tempo, cioè anche oggi fa schifo perché sta piovendo, però ieri sera, vabbè, comunque, nonostante tutte le varie luci accese, non si vedeva tanto bene. Cioè non si vedeva, però vabbè, mi sembrava troppo scuro per continuare poi a farvi vedere l'orecchino terminato, e per questo ho preferito farla stamattina, farvelo vedere stamattina terminato. Niente, dopo vado a fare anche l'altro e così ho anche la coppia di questi. L'unica cosa che andrò a cambiare è la monachella, perché quella è oro e devo metterla comunque color argento, quindi la farò o in acciaio io, o prenderò quelle in acciaio che prendo già, insomma, prendo già fatte. Ok, ragazzi, io spero che questo tutorial, insomma, vi piaccia. Non ho fatto tagli, perciò tutte le mie papere, le cose le lascio perché sono così. E se lo fate, taggatemi, che così salvo la vostra foto e la metto nell'album delle creazioni riprodotte da voi. E che dirvi? Niente, basta, lasciatemi un like, condividete questo tutorial, se non vi piace dite cosa non vi piace e basta. Sono stanca, sinceramente questi giorni mi sento molto stanca e quindi basta, non chiacchiero. Ciao, buona giornata.